le finestre. Si vede Jack che entra e Kubrick mostra la hall. Vuole farla vedere. Jack la attraversa. In fondo c'è l'ascensore e dietro il corridoio. Ancora non si vede quanto sia lungo o cosa ci sia là dietro, ma si ha l'impressione di trovarsi al centro dell'albergo. Dà proprio l'idea di essere al centro della struttura. E si procede dalla hall nell'ufficio del direttore. Nell'ufficio di Ullman c'è questa finestra. È davvero formidabile. La luce che entra è radiosa. È come un personaggio a sé. Prende il sopravvento e all'esterno ci sono degli alberi vagamente inquietanti. Questa luce che irradia tutto è una presenza troppo forte, ma è strano. C'è qualcosa che non va e penso che serva proprio a far capire questo aspetto. Quella finestra non dovrebbe esserci. È fisicamente impossibile. Non dovrebbe trovarsi lì. Non c'è un posto nell'albergo per questa finestra. È solo verso la fine del film che si capisce che ci sono molti corridoi in successione dietro l'ufficio. E questo lo si capisce quando Wendy vede il cadavere di Halloran. Lei si trova esattamente nel corridoio dietro l'ufficio. Quindi, in realtà, cosa posso dire sulle mappe? Non le ho create su carta millimetrata. Non ho nemmeno provato a riprodurle in scala. Non so da quale avevo iniziato, non me lo ricordo. Sono andata fino in fondo. Avevo deciso di provarle tutte, sapendo che c'erano posti in cui avrei potuto tracciare il grafico, come quello in cui le ragazze furono uccise. Quando cominciai a fare le mappe, non ero certa del luogo in cui le ragazze furono uccise, ma sentivo che era da qualche parte dietro la zona in cui vivevano. Erano nella suite numero 3.